disabilità. A Chioggia sembra che la disabilità sia un optional, estremamente radicata, fossilizzata mentalmente e negata fisicamente. Mai sa prendere dallo specchio dell'esistenza, dalla fiaba d'ogni tempo, a conoscere e riuscire a migliorare il nostro futuro. Mai ci troveremo pronti ad aprire le varie, troppe chiusure, fatte di strettoie che condizionano e obbligano il disabile in assurde circunnavigazioni del territorio, spingendolo in chilometrici percorsi, giustificandoli con false attenuanti che rendono ridicola ogni più elementare forma di civiltà, asserendo la necessità di maggior cultura che peraltro è da sempre osteggiata, negata e vilipesa. L'accessibilità è ancora una parola astratta, fantasiosa, incoerente, che va a cozzare con la realtà dell'esistente, con la sicurezza o con l'inesistenza d'ogni via di fuga. Mi domando ancora se sia giusto che possano esistere tali autorizzazioni a permettere canalizzazioni o strozzature ad imbuto che incidano sull'evidente mancanza d'ogni salvaguardia e via di salvezza, che condizionino ogni normale comunicazione e semplificazione del vivere comune. Condizioni sicuramente plausibili di denuncia, ma che omertosamente nessuno prende in considerazione. Da denuncia gli abitanti delle Calli e quanti hanno permesso tutto questo, primo fra tutti il comune, per l'uso e l'abuso e per l'aspetto urbanistico che non tutela nessuno e lascia la città allo sbando, preda del più forte e dell'inciviltà incredibile. Ci dovrebbe essere l'obbligo a garantire il passaggio a tutti, l'attenzione e il rispetto, instaurando quel principio di cultura e di apertura fisica e mentale verso ogni cittadino e ogni turista di Chioggia, verso ogni persona debole e di chi sta in carrozzina, e non per agevolare il compagno o la compagna di merenda. Altro annoso problema è costituito dai luoghi stupendi, impossibili da conoscere e da vedere, come i palazzi e i vari musei, lo stesso auditorio comunale o le isole del nostro circondario, che a noi sono rese invisibili perché, fin dalla notte dei tempi, non siamo mai stati considerati, al punto che per noi sono zone da sogno o zone morte. Grazie alla vostra incompetenza ci ritroviamo da sempre a elemosinare scivoli idonei e quei parametri imposti per legge, bagni adeguati e accessibili, ascensori da non dover elemosinare per il loro uso o dover prenotare con domande in carta bollata,
eccetera, eccetera. Grazie per l'impegno che ci mettete per evitare ogni eventuale adeguamento, usando tutto il vostro impegno e l'amicizia che ormai si è instaurata tra voi e il negozio di ferramenta, ricorrendo a catene, tornelli e assurdi vasi da usare come mostra a cielo aperto, impedendo qualsivoglia pubblico servizio. Poter avere luoghi aggreganti o d'incontro, esempio Ponte dei Saloni, rendendoli fruibili a tutti nelle varie manifestazioni pubbliche, all'altezza di intelligenza umana è possibile, con pertinenti spazi e vie di sicurezza. Non vi serve a nulla essere esposti in prima fila per tararvi o liberarvi il cuore o la coscienza nella fatidica giornata dedicata all'11 febbraio o durante l'inaugurazione di ogni nuova e inesistente associazione, abusando di noi e usandoci come allodole o parafulmine, derubando con ingiustificati mezzucci il capitolo di spesa a noi indirizzato, per poi sentirci dire che non ci sono fondi e non possiamo farci nulla, così che per i restanti 364 giorni rimarremo nel dimenticatoio. Quale onore e gloria, mentre ci rifilate l'abbandono e l'isolamento, ma siete gioiosamente accompagnati di bue e d'asinello. Problemi che aumentano e si accavallano senza che mai ci sia un tentativo per risolverli. Magari verificando l'accessibilità degli alloggi con l'eventuale compatibilità delle reali esigenze dei loro utenti. Avere un ponte passerella ai saloni in bella mostra che ci inganna e impedisce ogni nostro utilizzo, riproponendo l'antico giro del mondo. Oppure la passerella che delimita con la bellezza di tre vasi ogni normale passeggiata, definita in spensieratezza, ti costringe a evitarla, ignorando l'impedimento e a maledire l'eterna bestia. Sembra quasi impossibile trovare qualcosa di semplice da definire normale. Ci troviamo sempre a dover subire e superare un esame, costretti a dotarci di patentino per le varie circostanze, costretti a trovarci sempre pronti per superare ogni vostro mentale ostacolo o fisiologica barriera. Ora mi rivolgo a voi, personaggi politici e personaggi religiosi, mai paghi di metterci in croce, che dimostrate sempre la validità di un cervello che non vale oltre il vostro naso, che non vede oltre il vostro naso. Certe disposizioni di legge o semplicemente la parola del Cristo del Vangelo dovrebbero portare verso le persone che hanno ridotte capacità motorie, togliendole dall'impaccio di sentirsi eterne ruote di scorta o di scarpe. Un accenno lo farei pure sui vari bilanci
dove vale la pena di ricordare che fra il numero degli abitanti di Chioggia, numericamente, ci siamo pure noi, con le nostre esigenze, magari utilizzando quelle che sono definite partite di giro o semplici tappabuchi, evitando di dilapidarci in ferraglia, catene, tornelli e inutili fioriere, magari soltanto per farceli girare nel basso ventre. Disabilita.